Beh, diciamo che il leader della Lega, Matteo Salvini, non mi toglie occasione per dover ritornare sulle sue affermazioni, in particolare quando si occupa di scienza, e devo dire che in questo caso lui dà il meglio di se stesso. Mi dispiace molto dirlo, lo faccio con ironia, ma quando un leader nazionale fa affermazioni completamente campate in aria riguardo a un tema come quello delle vaccinazioni, non posso non rispondere. E devo dire che in questa dichiarazione che ha fatto oggi c'è di tutto. Dice che avere 12 vaccinazioni insieme espongono i bambini al rischio, che alcuni salvano la vita dai vaccini e lui è per farli obbligatoriamente quelli che salvano la vita e non gli altri, ma non imporre la minaccia. E poi dice, e poi non farli contemporaneamente, che più di un danno hanno causato ai bambini. Ora, qua se noi facessimo un'analisi della veridicità delle sue affermazioni, praticamente non ne passerebbe neanche una. Innanzitutto, i vaccini obbligatori sono di per sé salvavita, salvano la vita e mettono in sicurezza i bambini che la ricevono, ma soprattutto salvano la vita di tutti gli altri, di quelli che non possono essere vaccinati e delle persone anche adulte che sono immunodepresse, che non sono state sottoposte a vaccinazioni. Ma pare che di queste migliaia di persone non interessi niente a nessuno, in particolare non interessi a Matteo Salvini. Guardi, glielo dico, questa è la base della sanità e della pubblica e dell'igiene pubblica, cioè mettere in sicurezza intere comunità e intere collettività. Poi dice altre cose, che farli tutti insieme crea un danno. Innanzitutto, queste sono tutte cose da dimostrare, ma vorrei ricordare, almeno a chi parla di questa materia, che la legge prevede che le vaccinazioni vengano fatte seguendo il calendario vaccinale e quindi seguendo i tempi di vaccinazione, di pausa di una vaccina, tra una vaccinazione all'altra, così come è previsto dalle linee guida e così come previsto dal proprio medico che ti accompagna. Quindi, ancora una volta, siamo di fronte a una grandissima fake. Conclude Salvini dicendo: lasciamo il papà, il mestiere di papà ai papà e la mamma alla mamma. Ecco, io dico sì, ma lasciamo anche ai medici il mestiere dei medici, agli scienziati i mestieri degli scienziati, a chi si occupa dell'igiene della collettività, di poter fare, il proprio lavoro in scienza e coscienza.